Cinofilovers tranquilli, non è morto nessuno. Certo è che le risse tra cani fanno paura, però per andare a capire come risolvere i problemi di un cane che aggredisce gli altri cani, è fondamentale capire il suo perché, non semplicemente cosa fare per risolvere il problema. E oggi vi voglio raccontare la storia di Yukon, un malamut di 3 anni, molto grosso, molto bello, però che ha anche una difficoltà molto problematica, ossia lui tende ad attaccare e ribaltare a terra tutti i cani maschi interi che incontra. Miriam, la sua umana, ci sta lavorando da molto tempo, però ci sono delle difficoltà obiettive, perché il problema di Yukon, dal mio punto di vista, nasce da una sua grande insicurezza nei confronti dei cani maschi, e questo perché in età adolescenziale ha fatto una brutta esperienza con un cane maschio intero, e da lì in poi non ha più avuto modo di relazionarsi in maniera positiva con altri maschi interi, perché non ce n'è più stata occasione. Lui è diventato grosso, poi figuratevi nel periodo dell'adolescenza come ha potuto iniziare a fare anche più lo splendido splendente. Miriam chiaramente aveva difficoltà nel gestire Yukon, nell'avvicinamento ad altri cani, e soprattutto non è che possa mettere a rischio cani così casuali. Quindi nella vita di Yukon è rimasto un grandissimo punto interrogativo: cosa vogliono i cani maschi interi da me? E Yukon ormai ha imparato a vedere questa situazione solo dal suo punto di vista. La mancanza di possibilità di stare con altri cani maschi interi, proprio di interagire, lo ha portato a formare, a sviluppare un pensiero così specifico sui cani maschi interi che nasce da un'insicurezza. Quindi, prima di arrivare al momento in cui lui ha attaccato Noah, capiamo che tipo di lavoro abbiamo fatto. Sostanzialmente ci siamo concentrati su far sì che Miriam comunicasse fisicamente nel modo corretto, perché dal momento in cui si è collegati al guinzaglio con un cane anche molto grosso che rischia di trascinarti, è difficile fare quello che va fatto. Quindi in una situazione invece creata apposta in sicurezza, Miriam finalmente ha l'occasione di fare ciò che va fatto, e io glielo spiego passo passo. L'obiettivo non è già portare Yukon a entrare in relazione positiva con un maschio intero, in questo caso Noah. L'obiettivo è portare Yukon a fare il primo passo per imparare poi eventualmente ad andare d'accordo con gli altri cani maschi, ossia rinunciare. Chiaro è, ci saranno sicuramente tutti gli obiettori di coscienza che diranno: ma quello è un malamut, è predisposto per razza. Questo sicuramente sì, ma come dico sempre, una predisposizione di razza non detta legge. Si può fare in modo che quella predisposizione di razza venga tirata fuori in altro modo, e un cane equilibrato fa cose equilibrate, per cui Yukon fa così perché sente il dovere di fare così. È una sorta di ansia da prestazione. Quando c'è un cane maschio intero, io devo far vedere che sono forte e possente. Ma se deve far vedere ogni volta ad ogni maschio intero che lui è forte e possente, questo è già segno di una grande insicurezza, se no lascerebbe perdere. Per cui ci siamo concentrati su insegnare questo primo grande passaggio: lascia perdere. Fatti trovare già di spalle. Bravo, glielo dici in movimento. Vai, non ti fermare, vai. Non dire altro. In questo primo esercizio l'obiettivo era far sì che Yukon non stesse al cancello a bloccare me e Noah per non farci entrare e prendersi carico di questa situazione. La sua umana è lontano ed è giusto che lui impari che se a lui non interessa, allora può anche liberarsi da questo fardello che non è una sua responsabilità. Ottimo primo inizio. Corri via, corri via, corri via, corri via.
Dico a Miriam di correre via, così da lavorare sul concetto che se Yukon pensa di fare il cretinetto rimane da solo, per cui è un modo per condizionare il suo comportamento senza costrizione, frustrazione, dolori o viusterini vari. E quindi ci siamo concentrati su questo, cercare di coesistere ma facendo in modo che Yukon riuscisse a rinunciare. I momenti in cui formava il pensiero di attaccare erano tanti, ma attraverso la corretta comunicazione finalmente applicata dalla sua umana, me che fungo comunque da dissuasore, Noah che è un fantastico comunicatore, ecco che Yukon si è ritrovato più volte senza attaccare Noah. E sperimentare così la bella sensazione di cosa significhi lasciar perdere e non andare a mettersi nei guai. E la parte bella che ritengo interessante di tutto questo lavoro è vedere come abbiamo lavorato sempre in libertà. Il cane è portato a compiere lui la scelta di lasciar perdere fino addirittura a sedersi. E ora vi faccio vedere un bisticcio tra me e Yukon. In questa situazione abbiamo alzato l'asticella della difficoltà e insieme a Noah abbiamo inserito anche due femmine. E questo per lui è un fantastico motivo per andare a fare un mazzo così a Noah. Io sto cercando in tutti i modi di fargli capire che non può farlo e quindi può fare tutto quello che vuole, compiere qualsiasi altra scelta, ma non andare ad azzuffarsi con Noah. Ci tengo a fare delle specifiche prima che gli oppositori seriali inizino ad inneggiare. Innanzitutto Noah non viene usato per fare questi incontri, perché qualcuno potrebbe dire «Povero Noah, ma lui vorrebbe fare queste cose!» Lui fa questi incontri proprio perché è lui a volerlo, e dopo ve lo spiego meglio, ma concentriamoci ancora su Yukon. Qualcuno potrebbe anche dire che ho avuto un modo un po' violento di interagire con Yukon, ma in realtà signora allegramente il fatto che a seconda della razza e a seconda del soggetto c'è bisogno di comunicare in un modo piuttosto che un altro. Ora, secondo voi Yukon, che è un asfaltatore di cani, si può scomporre mai per qualche mia spintarella? E soprattutto guardando nel video si nota chiaramente che faccio persino fatica a farmi notare da lui, sebbene lo stia spingendo. L'obiettivo di quel tipo di comunicazione era applicare una comunicazione forte, chiara, intensa, al pari di quello che potrebbe fare benissimo un cane che non lo teme. Io in quella situazione, quando intervengo, quando mi pongo in mezzo, quando divido, quando modulo queste interazioni, fungo sostanzialmente da cane regolatore, facendo chiaramente quello che posso fare da umano, ma cercando di andare su quella che è la comunicazione canina e quindi segnali che possono comunque capire. Vi garantisco che nessun cane è stato violentato in questo video e la reazione di Yukon, che poi continua a fare tutta una serie di cose, lo dimostra. Però adesso arriviamo all'aggressione, quindi dopo tutta questa serie di esercitazioni che voleva portare Yukon non tanto a imparare a lasciar perdere quanto a sperimentare la sensazione di lasciar perdere. Se lui quando incontra i cani tende ad attaccare, soprattutto se è libero, non c'è mai un modo per cercare di fargli cambiare idea in quel momento. Lavorando in questo modo, invece, noi abbiamo cercato di aprirgli nella mente altri pensieri. Sì, c'è Noah, cane maschio intero, ma sti cazzi. E quindi lo abbiamo portato proprio a provare quella sensazione di leggerezza, di soddisfazione, liberazione nel dire ok, lascio stare Noah e faccio altro. Però quello a cui volevo arrivare io era proprio che ci fosse un incontro tra i due, perché sebbene in questi casi di solito non è necessariamente il primo lavoro da fare quello di mettere un cane che attacca altri cani insieme ad altri cani, scusate la ripetizione di parole, molto spesso con i cani che hanno questo tipo di problema si deve fare anzi un lavoro di desensibilizzazione, perché sono arrivati ad avere una reazione eccessivamente irritata magari alla vista degli altri cani. Invece il problema di Yukon non è una reazione di irritazione, non è una reazione ostile, è una reazione per mancanza di esperienza.
Per cui, visto che Noah mi ha dimostrato di voler lavorare con Yukon e visto che io comunque ero a un passo da loro ad intervenire nel caso fosse stato necessario, siamo arrivati al momento dello scontro. Il mio dire bravo bravo all'inizio era riferito a Leo, che stava facendo il video, che stava provando a interporsi tra i due cani. Quello che sto cercando di fare è di mantenere la calma e di trasmettere una sensazione di calma anche attraverso la voce, sia da parte mia che da parte della sua umana, per fargli cambiare idea prima che possa atterrare Noah. Lui fino a qui lo ha bloccato, non ha ancora completato come suo solito l'operazione. E il fatto che ci stia pensando, il fatto che stia riuscendo a trattenersi è pazzesco, e Noah in tutto questo ha un'espressività che la dice lunga. Lui è il vero maestro in questa storia. Così come faccio io. Bravo. Adesso cammina decisa, veloce. Qui sì che usi la velocità per dirgli io ti mollo nei guai. Ovviamente, ma che ve lo dico a fare, quello che avete visto non è una cosa da fare da soli. Io vi sto facendo vedere la sezione di una mia sessione di lavoro, per cui c'è una persona esperta, una persona che dirige tutta l'operazione, in cui non si lascia niente al caso. Questo incontro era voluto e io ero lì pronto a mediare nel caso in cui fosse peggiorata, ma Yukon mi aveva dato tutti i segnali per farmi capire che non sarebbe mai arrivato a mordere Noah in maniera grave. È solo grazie a questa comunicazione chiara di Yukon che ho potuto capire che si poteva fare. A qualcuno questa cosa non piacerà, tanti diranno ah, ci si poteva arrivare in un altro modo, ma ripeto che il problema per Yukon era arrivare a quell'esperienza, quindi anche se ci avessi lavorato con tutta la lentezza di questo mondo, al momento dell'incontro libero con un altro cane intero, sapevo già che lui avrebbe dovuto farlo almeno un'altra volta. Per cui la cosa importante era sapere fin dove può arrivare, sapere come gestirlo e sapere di metterlo con un cane capace di sopportare tutto questo. Se noi andiamo a guardare la reazione di Noah nel video, lui ha un'espressività completamente solida, sicuro di sé. Lui sa esattamente come gestire quella situazione, motivo per cui in questo momento e non prima ha deciso di andare lontano da me a provocare una reazione di Yukon attraverso la corsa. Fino a quel momento era stato cauto e avevamo collaborato insieme affinché io potessi tutelarlo. Ma tutte queste esercitazioni hanno dato modo anche a Noah di fare la sua valutazione di Yukon, per cui poi ha deciso di andare a relazionarsi con Yukon, sapendo già quali rischi correva. E io anche. E infatti è solo grazie a questo passaggio che poi abbiamo potuto aprire un mondo nella mente di Yukon, riuscire a trattenersi anche se vede Noah correre ma lo insegue senza volergli far male, passeggiare con lui, condividere dei momenti. Normalmente, vieni, un cane come Yukon viene considerato forte, dominante. Oddio. Qua quello forte è Noah. E lui sta iniziando a volersi affidare a Noah. E tutto questo era necessaria per l'esperienza di Yukon. Se noi vogliamo che lui cambi l'idea che si è fatto dei cani maschi, deve cambiare anche l'esperienza che fa con loro. Magari scoprendo quanto è bello andare a caccia con uno di loro. Ed ecco che abbiamo inserito anche Ray, questo pastore tedesco che abbiamo conosciuto in qualche video tempo fa. Anche lui etichettato di essere un cane pericoloso e che non poteva stare con altri maschi. Cani aggressivi, che non potevano star liberi. Questo video mi emoziona perché ci sono almeno due aspetti molto belli che si possono notare in questo video e secondo me anche commoventi. Il primo aspetto, purtroppo Yukon sicuramente non risolverà il suo problema a breve perché
L'obiettivo è stato quello di fargli provare esperienze nuove e fargli cambiare idea, fargli rivalutare i cani maschi interi. E se riesce ad instaurare un rapporto di amicizia, di intesa con almeno un cane intero sconosciuto alla famiglia nella sua vita, questo è sicuramente l'inizio per poter cambiare questa sua visione, questo suo comportamento. Chiaro è che non pesa 15 kg Yukon, per cui trovare cani adatti che non si impressionino, che non abbiano paura di lui e soprattutto trovare professionisti che riescano a fare altrettanto, perché Miriam prima di me non è riuscita a trovare nessuno che riuscisse a regalare questa esperienza al suo cane. Ecco che Miriam ha un po' le mani legate, potrà imparare sicuramente, anzi già lo sa fare, ma potrà imparare a gestire Yukon sempre meglio, eventualmente, a trovare dei compromessi, ma non si potrà risolvere del tutto, non a breve, non per incapacità della proprietaria o cattiveria del cane, ma semplicemente perché mancheranno le occasioni. La cosa bella di questa storia è che Miriam però è pienamente consapevole del suo cane, lei è un'educatrice, istruttrice cinofila e lei è anche, diciamo, emozionata da questa sua relazione con Yukon perché, come dice lei, il cane nordico ti porta a metterti in discussione e questo capire questo cane la sta stimolando molto, quindi comunque siamo tutti contenti. L'altro aspetto, secondo me, molto bello e interessante da osservare in questo video è proprio la relazione che ho instaurato con Noah. Cioè, se noi pensiamo a Noah, cane di 7 anni, che per 6 anni è stato dietro ad una gabbia. Quando l'ho preso aveva un sacco di problematiche, non amava nemmeno che io mi avvicinassi per accarezzarlo. Con gli altri cani, siccome era stato tenuto per anni in un allevamento in cui si accoppiava e basta, sapeva interagire solo accoppiandosi. E oggi guardate com'è cambiato Noah e di certo non sono stato io ad insegnargli nulla. In realtà non ha imparato nulla perché Noah queste sue competenze le aveva già dentro, ma non aveva avuto la possibilità di svilupparle e di tirarle fuori. Quindi questa è la dimostrazione di come se ci si limitasse anche soltanto a gestire il cane pensando di soddisfarlo giornalmente in tutti quei piccoli aspetti che per noi sono poca cosa, ma per loro sono un mondo, ecco che poi questa serenità viene rimandata all'esterno con comportamenti consoni e ogni cane sa sicuramente tirare fuori delle fantastiche capacità sociali. Ma soprattutto è bello vedere come Noah sia arrivato a capire che si può fidare di me e anche come io sia arrivato a capire che mi posso fidare di Noah. Noah, essendo anche lui un cane nordico, un husky, non è per nulla semplice nella relazione. Il lavoro che ho dovuto fare con lui è stato basato sul cercare di farmi vedere ai suoi occhi come amico, non come padrone. Per cui gli ho dovuto dare tanta libertà, faticando per questo, perché chiaramente dopo 7 anni ed essendo un husky non ha il richiamo e non gli interessava rispondere al richiamo. Io non esistevo, gli dovevo correre dietro. Eppure adesso, se lo lascio libero, lui sa che c'è il momento che se gli dico di starmi vicino è per il suo bene e allora mi dà retta. E allo stesso tempo, se lui mi dice guarda che ce la posso fare, io devo accettarlo e fidarmi. Dopo un'ora che stavamo lavorando con Yukon a distanza, dopo un'ora in cui lui mi diceva guarda che io voglio andare da lui e io gli dicevo guarda che è meglio di no, a un certo punto ho dovuto accettare il fatto che forse Noah non è scemo e sa perfettamente cosa vuole fare. E la sua reazione al momento dell'attacco di Yukon dimostra che sapeva molto meglio di me che cosa stava facendo. E questo è un esempio del tipo di relazione che vorrei che ogni proprietario di cani avesse con il proprio cane. Fidarsi al massimo, sapere che se ti libero non c'è rischio che se passa il gatto, il cane, il capriolo tu parta e vai, a meno che non me lo chiedi prima. E questo rapporto lo si può raggiungere con ogni cane e con ogni razza. Miriam ci sta lavorando tanto, io e Leo con Noah abbiamo dovuto sputare sangue. Però ci sono razze con cui questo traguardo è anche molto più semplice da raggiungere. E chiaro è che se cambia la razza, se cambia il soggetto, deve necessariamente cambiare il modo di lavorare con loro. Per cui scordatevi le lezioni da 30-40 cani in cui tutti fanno la stessa cosa, perché quelle sono belle esercitazioni, se vogliamo,
ma non utili alla relazione che volete con il vostro cane. Se volete più informazioni riguardo a tutto quello che possiamo fare insieme al vostro cane, scrivete alla mail ilmiocaneparla@gmail.com. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube per non perdervi questi video di approfondimento. Chiaramente seguitemi anche su tutti gli altri social, Il mio cane parla. E come sempre ricordatevi, il tuo sapere, il suo benessere. Ciao!